All'Abruzzo saranno destinati 75 milioni di euro in più rispetto al 2022 per la sanità, così che la quota complessiva del riparto del Fondo Sanitario Nazionale si attesta sui 2,5 miliardi di euro. La comunicazione è stata data ieri all'Aquila da Alessandro Morelli, sottosegretario di Stato con delega al CIPES, il Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica e lo Sviluppo Sostenibile. Tutto ciò è stato reso possibile dal fatto che il Governo ha inteso far crescere in generale di 3 miliardi il Fondo Nazionale e la parte di aumento destinata all'Abruzzo è dunque di 75 milioni di euro come deliberato dal CIPES. Non un'iniziativa spot, ha voluto sottolineare il sottosegretario Morelli, ma un percorso che il Ministero e il Governo hanno già annunciato di voler proseguire nei prossimi anni. Quello della sanità è uno dei temi sui quali la sensibilità dell'opinione pubblica è maggiormente forte, ma sul quale il Governo non ha mai lesinato e su cui vuole continuare a investire. Il Presidente della Regione Marco Marsiglio ha aggiunto che in 5 anni si è confrontato con 3 governi diversi, ma mai il fondo sanitario era stato così elevato e che la legge di bilancio ha stanziato una quantità di soldi che la sanità pubblica non aveva mai visto. Senz'altro copriranno quelli che sono i costi dell'inflazione, i maggiori costi dell'energia, dei beni e servizi che sono notevolmente aumentati dopo il periodo Covid. Noi ogni anno chiudiamo in un equilibrio di bilancio con grande difficoltà, quindi ci auguriamo anche di arrivare a quest'anno a questo equilibrio. Senz'altro questi fondi sono importanti, però è da tenere presente che nel sistema sanitario i costi aumentano e noi abbiamo sempre coperto quello che è stato il disavanzo.